Salve a tutti studenti e ben ritrovati a Scopriamo il VGC. Oh, e quanto si è fatto attendere sto Scopriamo il VGC. Mi dispiace molto non essere stato attivo in questo periodo. Ho avuto molto da fare, la stracazzo di università si deve fare. Infatti sono pure trasferito in un'altra città per fare l'università. La devo fare, eppure bene. Oggi finalmente ritorniamo a parlare del Video Game Championship, il formato ufficiale per i tornei ufficiali di Nintendo e Pokémon Company. Ed è una cosa molto importante, visto che il canale si è basato principalmente su Smogon singolo e tantissimi hanno richiesto di fare anche una rubrica sul VGC. Ed ovviamente la farò. Sarà questa e sarà una rubrica molto particolare. Non si tratta solo di fare lezioni, anzi non si tratta proprio di lezioni sul VGC, ma già dal titolo Scopriamo il VGC sarà una vera e propria scoperta che faremo insieme su tutte le fasi che hanno seguito anche le lezioni, quindi il metagame, quelli che sono i Pokémon e i loro ruoli, le varie strategie, come si builda un team e via discorrendo. Già ho fatto una puntata sul VGC che trovate qua, tuttavia riguardava il VGC 2014, mentre invece siamo appena entrati nel VGC 2015. Quindi si rifarà proprio la prima puntata, quindi sarà una versione 2 della prima puntata, su però il Video Game Championship 2015. E la prima puntata sarà sul metagame. Cosa dire sul metagame del VGC? Allora, la prima cosa da analizzare in un metagame sono i Pokémon. Nel Video Game Championship sono permessi tutti i Pokémon del Pokédex nazionale, quindi quelli che vanno dal 001 al 719. Però non sono ammessi alcuni Pokémon che adesso andremo a vedere molto molto attentamente. Ok, abbiamo visto bene tutti i Pokémon. No vabbè, a parte gli scherzi, non sono semplicemente ammessi quei Pokémon leggendari grossi e grossi più grossi. E in più non sono permessi anche Pokémon leggendari evento, quindi anche Pokémon come Diancie, Celebi, Keldeo non possono essere giocati. Però sono permessi alcuni leggendari come Landorus, Terrakion, Cresselia, il trio degli uccelli di canto, insomma tutti quei leggendari minori. Altra cosa molto particolare è che nei tornei, nelle premier, negli eventi Video Game Championship 2015 è permesso giocare solo con copie di Pokémon Rubì Omega e Zaffiro Alpha. Cosa comporta questo? Comporta che si possono giocare solo ed esclusivamente Pokémon catturati, ricevuti, schiusi nelle versioni di Pokémon X o Y e Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. E si riconoscono questi Pokémon dal pentagono blu nelle info del Pokémon. Questo riconosce ufficialmente quel Pokémon è stato ottenuto in maniera legale nelle versioni appunto di sesta generazione. E non vi sto a spiegare i motivi per cui è stato scelto questo, perché penso sia abbastanza ovvio. Andiamo avanti. Il tipo di formato delle lotte del Video Game Championship solitamente per quelli tornei ufficiali è quello delle lotte in doppio alla pari. Cosa significa lotte in doppio alla pari? Significa appunto lotte in doppio, quindi due Pokémon contro due Pokémon, con squadre però formate da minimo 4 Pokémon. Cosa significa questo? Non significa che tutte le squadre devono avere 4 Pokémon. Le squadre possono essere composte a un massimo di 6 Pokémon, come tutte. Tuttavia, nelle lotte è possibile selezionare solo 4 Pokémon dei 6 scelti in squadra. In più, i Pokémon sono a livello 50. Ciò significa che se un Pokémon è portato a un livello superiore a 50, verrà automaticamente riportato a livello 50, mentre i Pokémon di livello inferiore rimangono di livello inferiore, quindi mi raccomando, portate i vostri Pokémon sempre a 50. Altra cosa molto molto particolare, che può essere criticabile o meno, ma sicuramente è opinabile: nei formati Video Game Championship non esistono quasi restrizioni e limitazioni di alcun genere. A parte appunto i Pokémon leggendari, eventi, grossi, super potentissimi che non sono permessi, non esistono limitazioni, non esistono banlist,
Non esiste niente che limita la scelta dei Pokémon negli strumenti. E ciò comporta anche l'utilizzo di mosse e strumenti cosiddetti Hex-based. Quindi si possono usare luoghi in polvere, roccia di re, mosse come minimizzato, doppio team, abilità come altalena, insomma. È permesso tutto, veramente tutto. L'unico strumento non permesso è Corrugiata, detta anche Soulju. Mamma mia, che pronuncia di merda. Saur. È Saur. Dark Souls. Quindi Soulju. Dew. È la E, quindi è Corrugiata. Ovviamente perché se no Latios e Latias diventano un po' troppo OP, giustamente. Comunque la scelta di dare poche restrizioni al building è data fatta proprio per permettere una migliore varietà, permettere a tutti di giocare con le tecniche che vogliono, con le tattiche che vogliono loro. È sicuramente una cosa bella. Tuttavia, può essere anche vista di malocchio perché crea un metagame talmente vario, talmente vasto, che è difficile creare una squadra veramente efficiente. Cioè, si può creare una squadra molto efficiente, tuttavia questo comporta un metagame fatto soltanto di matchup. Vabbè, questo magari ve lo spiegherò più avanti, è una cosa che non ne dobbiamo parlare adesso, insomma. C'è tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora, ci insegna il carissimo professor Oak. Ciao prof. Comunque, come in Smogon, esistono anche qua delle Battle Clauses. Tuttavia ce ne sono solo tre, e sono la Item Clause, quindi non è permesso dare lo stesso strumento a più Pokémon. Quindi nello team non è permesso avere due Pokémon con lo stesso strumento. La Species Clause, quindi non è permesso avere nel team due Pokémon con lo stesso numero di Pokédex. Quindi Tandaras e Tandarasterian non possono stare insieme nel team. Comunque, anche se sono due forme diverse, hanno lo stesso numero di Pokédex. E infine la Self KO Clause, che sono alcune regole che vengono impostate per permettere la vittoria, per decidere appunto la vittoria nel caso in cui nella battaglia, nel campo di battaglia sono rimasti gli ultimi due Pokémon in campo, uno di un avversario e uno dell'altro. E sono varie regole che non vi so spiegare. Comunque in descrizione vi linko anche il regolamento del Videogame Championship, così potete andare a vedere meglio quelle che sono le regole. Questo è il quadro generale del Videogame Championship. Dalla prossima volta analizzeremo invece quelli che sono i Pokémon, quindi che ruoli rivestono, come vengono visualizzati nelle lotte in doppio, eccetera eccetera. Ed è quindi molto importante per prepararci nella fase di building, che poi analizzeremo nella puntata ancora dopo. Quindi per questa puntata chiudiamo qua. Io vi ringrazio veramente per aver seguito. Io ringrazio come al solito tutte le mie pagine sostenitrici che trovate in descrizione, che sono Universe of Pokémon, Delibird Usa Regalino e i ragazzi di Goldenrod Corner e Nesos League. Vi ricordo, come al solito, se non l'avete già fatto, di iscrivervi, mettere mi piace al video e di commentare anche spiegando anche il vostro punto di vista sul metagame, così insieme riusciamo a studiare e capire il Videogame Championship. Seguitemi poi sulla pagina Facebook, sul profilo Google+, su Twitter e su Twitch. Trovate tutti i link in descrizione. Se volete iscrivervi al gruppo Facebook degli studenti del Battling, potete trovarla sempre in descrizione. Tutto, ragazzi, leggete la descrizione, è importante. Le descrizioni dei video sono importanti. Non sapete quante tarantelle si possono evitare se uno legge la descrizione. Veramente, veramente, è luminante, luminante. Vabbè, a parte le stronzate, io vi ringrazio ancora per aver seguito il video e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti!